ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Siamo tornati su MotoGP per il quarto round stasera. Ragazzi, qua con noi c'è Trust73. Ciao Trust, buonasera. Buonasera a tutti ragazzi, ciao ciao Taccone. Eccoci qua di nuovo insieme per commentare questo quarto round dell'Euro Championship al Mugello e Catalogna. Quindi dai, siamo carichi, non vedo l'ora di iniziare. Adesso aspettiamo che arrivi il buon Capeta, altrimenti partiamo, perché inizia poi dopo a essere tardi. Conoscendo un po' i server, sembra un po' The Rock Welcome. Siamo in countdown in corso, siamo, quindi ci sta. Speriamo si colleghi, insomma, dai. Sì, aspettiamo un altro minuto e poi... Capeta contro versus server Milestone, sì. vediamo chi la spunterà, ultimo giro. Come stai, Trust, allora? Bene, bene, grazie, dai, sono molto, molto carico, veniamo... Allora, diciamo che dalla parte psicologica non è stato semplice superare queste ultime quattro gare, perché comunque ho faticato un sacco, parlando sempre di MotoGP eSport, però sono arrivato alle ultime due gare, che è vero, ho faticato tanto a livello di risultato, ma in pista ero molto molto veloce, ero rapidissimo con il passo dei primi, quindi avevo trovato, diciamo, quel pezzettino di puzzle che mi mancava, no? Per ritornare su in vetta, l'abbiamo ritrovato, quindi adesso per le ultime due gare sono stracarico e vediamo, ci si gioca tutto, insomma, quindi sto bene. Bene. C'è Sbadalongo che dice meno tre settimane Trust, salutiamo Fire David e Simo Piova. Simo Piova dice dove correte? Non lo so ragazzi, dove si corre? Si correrà da qualche parte, cioè non lo so. Da qualche parte si correrà, vedremo. Staremo proprio con... come andrà? Dai, non voglio parlare oltre. Giusto. Basta. Tacco start, Kai sta 1 minute, wait, Capeta. Allora, sì, perché siamo quasi tutti, no? Manca solo Capeta che purtroppo mi sa che gli è saltata la corrente... Eccolo, la corrente di casa, infatti... Allora, sì, sul sito c'è scritto Valencia 4 novembre, quindi è Valencia. Quindi ragazzi, a posto. Io ho preso già i biglietti, quindi ci vediamo là. Benissimo. Ci vediamo a Valencia, vai. Raga, eccolo qua, Flavio, Poppy Poppy. Bene, 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 dai. Il buon Capeta
arriva. Poi abbiamo anche in regia, direzione gara live by Inox, che è qua con noi questa sera. Ciao Inox. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera a tutti. Ciao Inox, ciao Inox. Stiamo, tra un po' lo insultiamo, capito, se non arriva. Dai, speriamo. Adesso ci passo un attimo io un vocale a dirgli due così. Oh, oggi Dani deve fare due garoni, si deve mettere dietro Gabri, perché deve riaprire il campionato, quindi vediamo, sì. Sicuramente darà il massimo. Sì, ma più che altro la volta scorsa la lobby ha avuto problemi di connessione, quindi sono stati dei problemi e abbiamo dovuto dargli bandiera nera in gara 1 e quindi lì ha perso tanto. Una bella mazzata, certo. Sì. Inox, guarda, se vuoi un attimo... Ok, startiamo, allora partiamo, non gli va internet, quindi andiamo. Mugello! Bella gara tra te e Piero, Trust? Bella, è stato un garone, una delle gare più belle, secondo me, che ho fatto e che abbiamo trasmesso, insomma, perché comunque Piero era tanto tanto veloce e soprattutto la scia, no? del Mugello conta molto, ti risucchia tanto, quindi ero consapevole che se poco poco usciva sotto i due decimi dall'ultima curva poteva attaccare, no? Quindi è stata davvero ansiogena come gara, avercelo dietro è rapidissimo. E poi quando mi ha passato ho cercato di rispondere il prima possibile, cercando di fare tutto perfetto. E dai, poi alla fine ce la siamo portati a casa, però è stata molto molto bella, è una pista magnifica che regala sempre tantissime emozioni e sono sicuro che le darà anche oggi. Sì, io lo spero, perché poi a parte che abbiamo 4 wild card stasera, di cui Simo Piova è tornato poi vediamo un attimo Tysox. Poi abbiamo Bro Adam, Malese, K Bestia e poi abbiamo Sinchan, che Bro Adam e Sinchan vengono dalla Minor League e Tysox fa un po' un jolly. Certo, K Bestia, certo. Prima volta pilota ufficiale nella Major dopo purtroppo il ritiro forzato di Inox. Tanto salutiamo Mastru, Gabriace, Fire David, tutti qua stasera. Grandi, grandi ragazzi, grandi, grandi. Cosa non si fa per le U, addirittura non si corre per fare le live, te pensa. Non ci si allena, non niente, tutto via, esiste solo le U Pro quest'oggi, con questo quarto appuntamento fantastico. Io ragazzi sto abbassando un attimino il volume generale del gioco, perché sento proprio il rombo del motore dentro che... Allora, aspetta, master volume, engine, mettiamola a 5, ok. Vai, così vi sento e tutto quanto, perfetto. Devo anche un attimino adesso riprendere domestichezza con le telecamere, abituato ovviamente sempre a correre e non fare un po' il race director. Quindi vediamo un attimino, sciogliamoci, soprattutto per la partenza, a non fare danni. Allora. Ah, vedi, mappa. Bene, allora, io andrei un attimino... anche a raccontare un pochettino il circuito, sì. Le marce, qualche segretuccio, ecco, dai, di questo Mugello. Allora andrei subito con il leader della classifica, Gabriello, che adesso sta iniziando il suo giro, è sul rettilineo. Ah no, in realtà lo sta concludendo, è al terzo casco rosso, vediamo se poi ne farà un altro, allora prendiamo il successivo, ragazzi. Eccolo, 41,8, che è sicuramente un bel tempone, assolutamente sì. E più tu dietro a 3 decimi. Che non è male. Buonasera Beans, buonasera, arriva Spotted. Si mette a 1 secondo e 3. Allora io penso che là davanti, P2, Gabriellov, Dani... Anche Simo Piova penso che farà la sua parte. Flavio, Zerrock, rivelazione del campionato insieme a Joe. E quindi Capeta è rientrato. È stato Capeta. Sì, Capeta farà praticamente quindi solo la gara, che già sono passati circa 3 minuti. Taccone, Gabri sta partendo. Abbiamo questi 10 minuti.
Ancora mancano 10 minuti, quindi proviamo a raccontarlo questo giro. Vediamo un attimino, io sono in board con Gabri adesso. Eccolo che qua. Si sta lanciando sul rettilineone, vediamo se riuscirà a concluderlo e abbassare questo 41,8. Qui all'inizio del cordolo si stacca molto molto forte, si arriva fino alla prima marcia e si aspetta un pochettino il gas subito, gas in mano, e si sta più a destra possibile per poi buttarsi nella Luco Poggio Secco. Qui anche molto perfetto, sinistra, destra, seconda marcia, leggermente cordolo qua, ha fatto una sbavaturina, secondo me sarà grigio, infatti è grigio, poi qua staccata subito dopo il cordolo, ci si butta qua a sinistra per la Borgo e San Lorenzo, che sono due curve davvero difficilissimi dove si fa tanta differenza se si prende bene la corda alla Borgo. Poi si entra qui alla Casanova Savelli, che è il punto più bello in assoluto di tutto il circuito, secondo me anche di tutto il mondiale. È molto importante prendere il cordolo interno della Savelli per prendere tanta velocità. Peccato che Gabri qui all'arrabbiate 1 e all'arrabbiata 2, che è un altro punto fantastico del circuito, ha abortito il giro, perché comunque era grigio grigio giustamente. Comunque, beh, la prima parte ce la siamo sparata. Siamo su Sky. E Dani casco rosso al T2, anche Pitu casco rosso al T3, ragazzi. Andiamo da Pitu, allora, che anche più avanti poi di Sky. Guarda, è alla Bucine subito dietro, attaccato a Gabriello, che potrebbe addirittura prendere forse un pelidino di scia. Vediamo come chiude. Risponde qua Pitu, stasera è carico. Bella, 1,7, tanta roba. Adesso Gabri quindi per forza si dovrà deliziare di una... mi è volata una Pramac davanti. Tanti ancora senza tempo. Allora, andiamo a vedere Zerrock. È migliorato Sky. Sì, infatti è lì a... Gabri rosso, primo settore rosso. Occhio ragazzi, primo settore rosso, tanto ancora manca un pochettino, vediamo se arriverà dopo le Biondetti, che finiamo il giro con lui, non lo trovo più, dove sta? Io sono su Zerrock adesso. Ok. Annullato. Gabri box, andiamo là dietro, Loris, Flavio, vediamo quello più avanti, Loris un pochino lungo, annullato. Flavio, arriva. Andiamo Flavietto. Molto interno alla Bucine, però non male, prende subito il gas in mano. Secondo me poteva portare una frenata un pelettino più lunga, invece ha aggredito troppo il cordolo. Però vediamo un attimino come può chiudere, secondo me vicino, 8 decimi, sicuramente può far meglio, l'ho detto. Dani, Tysox, casco rosso arriva... al T1. Ah, Tysox, buono. 3 piloti praticamente in 8 decimi. Non male, occhio, perché anche Simo Pioma casco rosso, E Dani, mamma mia, tutti rossi, qua il cordolo, attenzione. Allora vediamo con Dani adesso, on board con il suo Ducatone, che arriva alla scarperia Palaggio. Qui importantissimo stare stretti a destra, scarperia, cambio di direzione Palaggio, entriamo dentro al cordolo, va bene, qua sfruttiamo tutto, anche l'uscita. Adesso qua anche un po' intuito, occhio, la staccata per il correntaio, fantastico qua, bisogna prendere la linea interna, per attenzione a non essere troppo troppo larghi, perché comunque va bene che prendiamo il gas con più decisione, però perdiamo tempo, conviene stare comunque verso il centro della pista, correntaio, Biondetti fantastiche per Dani, che però adesso è casco giallo, occhio che pure a Simo Piova, rosso, Bucine buona, tutto gassone. Pitu ha fatto un bel T3 comunque, sì. Anche Simo Piova giallo, vediamo Dani con l'uscita del Ducatone, 5 decimi, ha perso tanto T3 di 4. Andiamo da Piova allora, che anche lui sta arrivando, vediamo dov'è il Piova, eccolo qua. Ecco la Piova nazionale. Secondo me sui 3 decimi arriva. Ah no, 2. 199, buono. Che comunque sta sostituendo Alighido questa sera e sta facendo la sua figura. Assolutamente sì. Tacco prossimo MotoGP, vengo anch'io su PC. Benissimo, Gabriele dice Trucos. Non lo so io qua se c'è il trucco o non c'è inganno, ma tanto KBS è annullato, Zerrock primo settore l'ha fatto rosso, arriva 3 decimi. Hai capito? Zerrock, Pitu si migliora. Orca bestia, Pitu non l'abbiamo visto. Ma quanto? Di un millesimo? Quanto era prima? Un millesimo. Occhio a Gabri, Vediamo un attimo su Flavietto.
Davietto, è vero? Che prima ha sbagliato la bucine, adesso se la fa bene, secondo me può migliorare qualcosa sicuramente. Tanto abortisce di nuovo Gabri. Sei decimi. Dani Rosso Rosso, attenzione, perché sta in palla Dani. Prima ha sbagliato T3 e T4. Vediamo se adesso lo farà bene. Qua ha perso qualcosina all'uscita della rabbia da 2. Vediamo Scarperia. Cosgia, buonasera. È annullato. Annullato. Andiamo da Kaista. Ho annullato anche Kaista. No, andiamo da Alessandro. Hanno spinto già, fatto un bello step in 9 minuti, già tempi ottimi, devo dire. Tanto qua si ritrova Simo Piova da... Ah, ok. Attacco, appena vai su uno, prendono giro annullato. Sta buono. Ah, ok, sto buono, ragazzi, scusate. Sto buono, non mi muovo, non muovo più niente. Le classiche gufate. Guarda i rossi là davanti. Sì, ragazzi, perché P2, ragazzi, è in palla. Occhio, perché potrebbe mischiare tanto le carte qui tra i due contendenti adesso al titolo. Anzi, potrebbe comunque riaccendere la lotta. Anche se P2 si trova molto indietro in campionato, quindi sì, P2 potrebbe essere... era primo alle Mans e praticamente il gioco ha deciso di sconnetterlo. Problemi ai servizi milestone soliti che oramai... Beh, comunque è un protagonista, sì, che ormai li conosciamo, ci siamo abituati, comunque è un protagonista sicuro. Ha fatto delle bellissime biondetti. Gabri però segue ruota, anche la bucine, ragazzi, la bucine perfetta, sì. Perfetta per P2, la bucine, e secondo me, raga, 41.6 lo stampa, 41.6 lo stampa, non lo so, però le ha fatte bene, Ma un altro millesimo! Non è possibile! Non può aver fatto 41.781, 41.780, 41.779, però... Questo dimostra che è un orologio ed è forte, è costante, li chiude sempre, quindi grande Pitù, va bene. Abortisce Gabri che stava andando forte. Sì, però... Anche Dani stessa cosa. Sky che toglie 4 decimi e arriva anche Flavio che ha fatto un settore, secondo settore rosso, addirittura anche Simo Piova. Certo. Eccolo Simo, leggermente lungo alla bucine. Secondo me rimane sui due decimi. Potrebbe rimanere sui... rimane lì, secondo me, Simo. Non ho visto le biondetti, no, vabbè, 40, qualcosa abbassa. 40 millesimi. Sì, qualcosa abbassa, buono. Diciamo che allora la wild card Sin Chanster più o meno è sulla Natloris annullato, è sulla sua linea. K Bestia, mi aspetto qualcosina in più, almeno sui tre decimi. Bro Adam, pilota della Minor League, è lì a un secondo e devo dire non male. Io invece mi aspetto un tempo da chiudere per Kaista. Sì. Kaista deve chiudere un giro, vediamo un attimino come si può posizionare, ma mi aspetto che comunque si metta in top 10. Vediamo intanto Alessandro che arriva da un secondo e uno, vediamo quanto toglie, non toglie nulla davanti, guarda i rossi, io non lo so. Guarda Xerrock, cosa si è messo in mente? Una Scarperia pulita, anche la Palaggio. Non male per niente, occhio perché Gabri però è impeperonato, Gabri. Precisissimo in questa Scarperia. Abbiamo tutti vicini. Sono su Zerok annullato. No, mi succedeva anche a me. Maledetto. Bisogna essere attentissimi in qualifica. Ecco, vediamo adesso dove sta Gabri. Non lo prende. Bravo Gabri. Vediamo sinistra, destra. Al cordolo che. Ce l'ha. Che bestia. Che bestia da dodicesimo a quarto. Minchia, oh, che bestia. Wow. Oh, finalmente mi ha sentito in live. Dai. No, 41.6. L'ha fatto. Io sottolineo che ha fatto 3.41.7 e 1.41.6 di tu, quindi tanta roba. Ecco! 41.6 Gabri. Pam. Mamma mia. Pam, voleva la bolla in casa, però ancora non è finita perché abbiamo l'ultimo tentativo e secondo me sarà un buon albero di Natale. Bro Adam anche si migliora. 8 decimi, mamma mia.
Ragazzi, mi mancava, eh. Qua stiamo. Kainz a un secondo si è portato, undicesimo, però almeno ha chiuso il giro. Occhio. Qua Alessandro sull'erba. Mamma mia, anche Tysox che ancora non abbiamo inquadrato. Sei pronto, Taccone? Si inizia qua l'ultimo tentativo, per molti. Già, guarda, veramente ho la pelle d'oca perché sono veramente bravi, dai. Bello, bello, assolutamente, sì. In 11, in un secondo. Solo complementare con la categoria, anche se sulla minor ci sarebbero circa due elementi da portare in major, però oramai Bro Adam e Tysox comunque vanno male, che no, perlomeno Bro Adam ha corso in minor e ha fatto anche una bella gara. Sicuramente la scelta di K-Bestia in Major al momento sembra azzeccata, poi dopo c'è la gara. Andavo più forte io, Tacco, diciamo come stanno, dai. C'è Catalunya, c'è ancora Flavio, arriva Flavio, vediamo. Oh, tre decimi ha tolto. Perché hanno un bel riferimento là davanti comunque. Buono, buono, assolutamente. Quattro decimi anche Zerok. Più che altro spero che la gara non sia come quella della minor, perché nella minor è stata un po' monotona, al Mugello purtroppo tante cadute, invece a Catalunya è successo il disastro, moto che si impennavano in mezzo al rettilineo improvvisamente, cioè di tutto. No, speriamo di no, dai, non chiamiamola. Io prevedo un bel garone invece, se partono bene Gabri e Pitu, secondo me potrebbe essere una bella lotta di nervi a due. Perché li vedo quelli un po' più costanti nell'avere il giro subito, cioè nella capacità, semplicità di fare il giro, no? Sì. E questo aiuta anche in gara ad avere più consapevolezza nella guida. Quindi vediamo anche Gabri, vedi, T1 sempre rosso, cioè ce l'ha lì, capito? Quindi questi due, P2 e Gabri, li vedo i protagonisti per ora. Vedo un po' indietro Dani. Quello più che altro vedo che fa un sacco di errori Gabri, invece Pitu ha fatto, come dicevi tu, il martello praticamente, ha fatto assolutamente 47 a manetta proprio. Però ricordiamoci che quegli errorini poi di warning che ti allunano il giro in qualifica, poi in gara diciamo si annulla un pochettino, no? Quel millimetrino. Tanto un po' di... Quindi poi la gara è un'altra, è una storia a sé, quindi può essere anche che poi anche un Flavio viene su, un Dani che anche un pochettino magari Dani che si sta migliorando, infatti occhio. Dani, secondo me ha sbagliato gli ultimi due settori, vediamo un po' come chiude, perché vederlo indietro dopo che sessioni di allenamento comunque il 41... 41.5 no. Adesso. No, che ha fatto? Ti dà benzina? Ha mollato, cavolo, peccato. Peccato, adesso dobbiamo capire anche intanto Capeta è rientrato. Capeta cosa vuole fare. Intanto allora direi che Gabriellov si prende la prima posizione, seguito da P2, Simo Piova, Flavio, K-Bestia, Zerok, Dani, Sky, Bro Adam, Tysox, Kaista, Alessandro, Spotted, Loris e Sinchan. Beh, bella qualifica fino a Kaista, un secondo in 11, buono. Bella qualifica e poi quattro case diverse, abbiamo Yamaha, Ducati, mi pare, Yamaha, Aprilia, Ducati e Suzuki nelle prime quattro, pare. Allora, intanto Meteo... TM forse che era K-Bestia? Allora, forse è migliorato Flavio. Inox, Meteo Sereno, sì, per favore, poi... Sì. Più che altro se puoi un attimo sentire... il buon Capeta, si riesce ad entrare perché gli dava fatal error, quindi... È già entrato Capeta in lobby? Sì, però non può correre, quindi col direttore gara non può correre, quindi se un attimo ti può informare, così se mai un attimo rifacciamo la lobby, invitiamo tutti e ripartiamo. Anche perché vedo che, dato che dentro c'è Capeta, la lobby non parte. E è in continuo in attesa di partecipanti, ovviamente. È scontata come per ora è leggermente avanti Milestone su Capeta, che deve fare un bel sorpassone all'ultimo, tirare lo staccatone. Mannaggia l'ha abbandonato. E infatti, ah no,
Però è partita, però siamo senza capita. Sì, infatti va neanche la bandiera si vede. c'è problemi, Inox. No, ha caricato capita, solo che non allora so. per correttezza lo proviamo a far rientrare e poi se crasha startiamo. Quindi okay, annulliamo la lobby, meteo sereno per la gara. Certo. 35%, poi adesso le classifiche lo salvate. Yes, restart Kaista. Restart the lobby. Vediamo un po' se il buon Capeta riuscirà ad entrare. Anche perché ecco, poi questo... il problema è che comunque i ragazzi si allenano e tutto quanto e poi succede questo, quindi è brutto, no, più che altro quando il gioco decide di non farti correre, questa è brutta, cioè è molto brutta questa, tanto è anche più brutta quando sì, assolutamente, che decidi di non farti correre assolutamente, ma è anche brutta quando stai dietro a uno e quello si pianta davanti e vuoi in aria come oppure, succede oppure ti trovi un muro davanti che invisibile, prendi e voli Mugello a Imola in due secondi. Oppure è ancora più brutto quando il gioco dice no, mi dispiace, devi fare il direttore gara. Quello è ancora più brutto, Fiat. Quello è proprio orribile. Cioè no, per Inox, lui. Per quello che è successo a Inox. Quindi allora abbiamo in prima posizione Gabriellov. Intanto facciamo tutta la lista. Invita Capeta intanto. Sì, invitato. Allora abbiamo Gabri, Pitu e Simo Piova. Intanto Pitu già è secondo. Simo Piova sarà in fondo, immagino, come sempre. Andare a trovare, eccolo. Poi abbiamo Flavio K Bestia, 11 di Kaista, dice. Cos'è 11? Ah, 11 di Kaista. Piano piano inizia a imparare anche l'italiano, Kaista, grande. Oh, Pitu, Simo Piova, Flavio K Bestia, Zerrock. Quindi un meteo sereno, no? Sereno, sì. Sereno. K Bestia, Zerrock, Dani Skybro Adam. Allora, Dani. Giustamente tutti quelli che dovrebbero stare al loro posto stanno tutti messi male. Poi la gente... Capeta, attenzione. Grande staccatura all'interno. Vediamo se ci sarà. Che se... Non capisco perché è... Ah, ancora sta... Deve decidere, mi sa. Eccolo, ha deciso. Ok. È deciso. Staccata fatta. È già ultimo, Capeta, quindi perfetto. E okay, quindi abbiamo poi, allora, dicevamo Inox, dopo Sky abbiamo Bro Adam, Tysox, giusto, poi abbiamo Kaista e Alessandro, perfetto, Spotted, Loris, Sinchan e Capeta. Ok, meteo sereno e direi che ci siamo. Sì, ci siamo. Andiamo in po'. Pratica successe che al Mugello ci sono dei punti tipo la Biondetti, la Borgo San Lorenzo, anche un pochettino la Scarperia, che in pratica la luce del sole con sereno ti acceca e quindi tu non riesci a vedere il cordolo interno. E che successe? Che noi giocavamo all'esterno e alcune postazioni, anche la mia... Avevamo il sole dietro, quindi avevamo il sole vero dietro. Sì, mi ricordo. Sì. Che illuminava il sole virtuale dello schermo, quindi in pratica tu correvi alla cieca. Infatti poi abbiamo fatto delle riunioni eccetera, abbiamo detto guardate che queste luci sono un po' troppo accese, insomma, quindi poi abbiamo deciso di fare delle gare in nuvoloso perché... Cioè è impossibile, già un sole e basta, avanza, pensa tu. Capito, pensa tu, è una follia. E quindi praticamente la connessione di Capeta purtroppo ci limita sulla lobby e sta cosa ci dispiace veramente tanto per Capeta, perché ecco, gli sforzi allenarsi sì dai, comunque ti porta infatti di nuovo quindi non ci riusciamo. E allora ragazzi, mandiamo il countdown. Ragazzi, iniziamo con i pronostici perché è arrivato quasi il momento del pronostico. È arrivato proprio. Allora, il mio pronostico è: metto P2, Gabri e Dani. Ok.
Io metto un Gabri, primo, metto un oddio. Gabri Dani e Simo. Ok. Fire Davide dice Trust, Gabri e Pitu. Io dico invece proprio tranquillamente Gabri, K Bestia e Zen Rock. La tento. Attenzione, attenzione. La tento Oh, così. come Inox, scusami? Gabri, K Sì. Bestia e Sì. Zen Rock. Io avevo detto Gabri, Dani, Pitu, no? Sì. Il quarto Simo Piova, così lo butto là. Pure a dire, cioè, se capito tutti e quattro proprio a schedina. Me ne vado. Bene, Perfetto. allora direi che possiamo partire. Metà la telecamera dell'elicottero qua. Quella è bella, eh. Quella si capisce tanto. È tanta roba, tanta roba. Allora io lascio a te, Trust, la partenza. Perfetto, ok, allora ci siamo qui in uno del Gran Premio più bello di tutto il calendario, qui intorno alle colline toscane, in pole position Gabriello, secondo Pitu, Simo Piova, Flavio, attenzione, occhio ragazzi, semafori rossi, e parte il Gran Premio d'Italia, attenzione! Ah, problemi, problemi, ecco l'elicottero, Simo Piova parte benissimo. Vediamo però all'interno la staccata di Gabri. Da dietro, Xerox manda leggermente lungo Gabri che dovrà allora rimontare. Contatto! Per pochissimo non cade Gabri, attenzione! Lì davanti allora Simo Piova, partenza incredibile con Taisa su caduta! Lì dietro di Bro Adam! Mamma mia ragazzi! E sono quattro cadute in teoria, giusto Inox? Se non Sì! erro, ok, quindi si può continuare, si va avanti con più Quattro cadute, sull'erba. adesso la quinta, ma il primo settore è superato. Sì. Mamma mia, ragazzi, tante cadute, tanti sorpassi, tante sportellate. E occhio, occhio, perché questo è oro per a questo punto Pitu per riaprire leggermente il campionato. Bandiera Dani. nera da sola, Loris. Quello sicuramente qua è un problema di connessione. Dentro entra. Mamma mia, Gabriello su. Su Flavio o su Dani? Su Dani. Su Dani, che a questo punto allora non resta altro da fare che mettersi leggermente dietro a Gabri e provare a rimontare insieme a lui, oppure dargli a questo punto un po' di fastidio, tagliargli un po' le gambe e provare Dani a fare il passo e la rimonta. Leggermente lungo adesso però Dani, Gabri all'interno di Flavio che comunque non gliela lascerà facile. Occhio qua alle biondetti perché non ci siamo ragazzi, non ci siamo in te alle biondetti. Dentro Gabri, sorpasso da Cineteca per Gabri. Caduta! Alessandro. Ah. All'esterno dove va? Dove? Ah, si tampona Dani con Flavio. Lo so, Dani non può perdere però altro tempo, anzi si deve subito attaccare alla scia qui di Gabri e farsi Bestia. portare avanti. Oh, Che Capabeste bestia, su sì. Spotted. Spotted che, e Kai'Sa che si sono ritrovati quinto e sesto, che erano partiti molto indietro. Gabri è stato tamponato. Gabri! Occhio, ragazzi! Occhio! Oh, Gabri. Occhio! Ci Occhio, perché so, se arriva tanto veloci lì non è facile fermarla e è anche possibile che... Gabri è stato tamponato, però, mi sa. Poi vedremo a fine gara. Ah, mamma mia, Dani su Flavio. A fine gara vedremo un attimino con la race direction come andrà Dai, a finire. iniziamo. Intanto Spinna Gabri. Simo Piova, ragazzi, si ha lavorato evidentemente tanto bene per la gara. Mi aspettavo un P2 più arrembante, mentre invece, perché comunque abbiano girato 3 decimi più veloce in qualifica e non sono pochi. Perciò vediamo se riuscirà adesso a fare il suo passo. A incrementarlo e a tornare sopra. In realtà non l'abbiamo seguito, può essere anche che P2 ha fatto un errore e adesso risalirà. Sì, Però monitorizziamoli. era 7 decimi più tu. Monitorizziamoli perché comunque da 9 decimi è ritornata un secondo e due, quindi un Simo Piova che sta spingendo, è nel loop e tanta roba. E Kai sta anche terzo, approfittando un pochettino di alcune cadute lì davanti. Si è messo lì, tranquillo, adesso farà il suo passo. K bestia, Gabriello che torna piano piano si fa sotto.
su K Bestia. Intanto dietro Sky su Spotted, e arriva anche Bro Adam, che forse è stato vittima di una caduta a inizio gara, ma qua sono anche qua dietro Bagar uno dietro l'altro, Spotted, Bro Adam e Sky. Bella, bella, oh, bella. Oh, intendo che passa in mezzo. Chi? Nitro Nick. Oh, ciao. Oh, scusa, scusa. Oh, no. No, Sky. Si sono dati una bottarella. Non so se è caduto di anteriore oppure perché è stato spinto dall'esterno. La classica caduta. Può essere anche la classica caduta esterno-interno ed è caduto. Però può essere anche che sia caduto di anteriore. Attenzione perché Dani e Flavio. Ecco l'interno-esterno. Interno-esterno, interno-esterno. Lo farei sfilare io, infatti bravo Dani, fa sfilare Flavio, vediamo di magari riprovarci, non so, più in là, però ormai ha perso il treno di Gabri. E a questo punto... Fortuna che sono al 35% le gare, perché sennò non ci arriviamo neanche noi a fine gara. Bella, bella. Oh, attenzione, lungo Kaista, giù Kaista, caduta per Flavio. Oh, Dani anche! Ha preso la moto di Kaista, immagino. Ha preso la moto di Kaista, sì, sì. Peccato, Gabri l'ha sfiorato, Gabri l'ha sfiorato. Sì, sì, Dani, che sfortuna. Dani rientrando in pista si è toccato pure con Zerrocchi, ha perso ancora più tempo. E Gabri... Peccato, peccato. Ha preso la terza posizione, adesso... Uff, babba. Il Mugello purtroppo è un po' così anche qui nel gioco, che quando comunque si cade è molto probabile che la moto rimanga, diciamo, no, un po' in traiettoria, soprattutto nei cambi di direzione. Nelle curve veloci no. È arrivato Pitu. Sei decimi recuperati in un giro. Cavolo, ragazzi, cavolo. Potrebbe essere anche un errore di Simo, oppure una questione anche di gomme, di gommatura. Andrei a vedere. Possiamo vederle. Allora, vediamo un attimino Simo Piova con Pitu. Vedo il consumo è lo stesso. Quindi penso che abbiano optato per le stesse gomme. Sì, no, io penso soltanto che abbia fatto una guida più precisa Pitu, in quanto ha fatto anche il giro veloce della gara. Adesso alla fine... Lungo. Oddio, attento qua! Se si arriva lunghi a una delle... È tutto un cambio di direzione il Mugello, per quello è favoloso, è bellissimo. E se poco poco arrivi lungo alla prima, non esci più davvero dalla seconda. Quindi è importantissimo magari frenare quel pelino prima, anticipare la prima per uscire forte, forte alla seconda. Prima hai il gas in mano, prima riesci a prenderlo e ovviamente più esci forte, più fai metri e più giri veloce. Quindi è importante. Comunque stanno facendo un'ottima gara. E caduta di Dani. Niente, gara da dimenticare questa per lui, che doveva essere un po' una gara riscossa, no? Sì. Invece peccato perché è andata al contrario di come si aspettava. Attenzione, oh, questa caduta. Si è emozionato. Ha messo la webcam on board, si è emozionato Kaista. Allora, occhio ragazzi, perché Gabri ha fatto il giro veloce, però si è fatto forse anche un po' ingolosire, no? Nel senso che aveva tanti warning, è primo con un grande margine adesso in campionato, calcolando anche dove è Dani, quindi ha voluto, ecco, fare il giro veloce, però si è preso il long lap, perché aveva già 4 warning. Però dobbiamo stare occhio attenti anche a K Bestia, Tysox... Spotted, Kaista. Pitu è arrivato, ragazzi. Sì, ragazzi, è vero. Tanti hanno 4 warning, quindi basta o niente che, ragazzi, potremo vedere tanti long lap. Ottima prestazione di K Bestia, devo dire. Franco, quarta posizione. Dai. dopo perché le gufo. Alla fine. Io mi metto in on board con Pitu. Me la vedo un pochettino, me la godo. Sinceramente, adesso è ancora. Si può andare a fare il long lap, Pitu. Non, involontario. Occhio qua, attenzione a sinistra. Wow, mamma mia, qua. E adesso si trova in una posizione scomodissima, Simo.
perché ha 4 warning. Basta un solo warning adesso. Dai, Sox. Ah, ne ha presi 2 le biondetti, mi sa, Simo. Peccato, guarda, peccato. E questa è un'arma a favore di Pitu, che attenzione in scia, esce da paura, sportellatina, gli stacca gli adesivi. Ma dove è passato, Simo? Oh, oh mamma mia, si sono toccati. Mamma mia, ragazzi. Simo Piova, incredibile. Resiste. Pitu sembra che ha la calamita, Simo. Beh, allora, bella. Dopo Le Mans, Pitu la vuole vincere e basta. Poi avendo visto anche in qualifica quello che ha fatto, che martellava sul giri veloci uno dietro l'altro, ti aspetti comunque che... Mamma mia, là non so per quanto non ha preso il warning e si muoviova lì, Graziato, lo vedi tipo con le guscioline di sudore adesso, che piano piano gli calano sulla maglietta e dovrà cambiarla. Oddio, io sto dall'onboard e qui ho visto una toccatina dell'anteriore sul posteriore di Simo Piova. Ancora! Ci credo! Non lo so, sempre così, mamma mia. Qua ragazzi, errore di Pitu. Sì. Come lo è stato anche prima, errore di Gabri. Non so se è stato toccato o no, però errorino. Sì. Forse errorino. Ragazzi, c'è il rischio che vince veramente magari con i reclami e tutto K-Bestia. Cioè, se danno abbastanza... No, ma il livello là davanti è talmente tanto ravvicinato che veramente poi dopo basta un contatto che... Tanto vediamo qua... Flavio... Simo Piova non sarà felice. Sicuramente no. Adesso a questo punto Gabri potrebbe anche non farlo il long lap se si riesce a portare a una distanza di 3 secondi da K-Bestia, che è adesso 2 secondi e mezzo. Tacco, guarda un po' dietro Zerrock Dani. Sì, Zerrock entra su Dani, attenzione all'interno, potrebbe fare anche la staccata su Pro Adam. Guardate Dani che forse può approfittare. Per poco tocca. L'avevo detto, rientra X-Rock. Acqua già fuori della traiettoria. Occhio all'incrocio di X-Rock. Perché lo chiamo X-Rock? X-Rock. Belle il Mugello, ragazzi. Che spettacolo. Grande Dani. Tanto davanti è passato ragazzi. Bravo. No! Zerrock è andato un po' sull'erba nel rientro, si è toccato con Bro Adam che adesso... Tacco, guarda Geist che sono tre. Occhio perché Gabri... Gabri ti ha ascoltato, Taccone, e sta chiudendo il gap su Pitu, cioè chiudendo. Chi è caduto? Sincaster. Non ci credo. Un long lap lì per la Brigliona di Spothead. Ci riesce? Sì. Sconta il suo long lap. Spothead è rientrato alla grande, però subito ne prende. Subito ne prende 2 di avvertimento. Mamma mia. Ok, perché K-Bestia torna sui 2-9. E qua ragazzi, lotta di nervi, perché tutto si decide all'ultimo giro. Però allo stesso tempo K-Bestia si trova con 4 long lap penalty. Quindi se adesso fa un girone per chiudere sotto i 3 secondi, ma prende il terzo e prende un altro warning, perde anche il podio. Quindi sì, occhio. È un po' pericolosa. Lotta di nervi, di warning. Ha recuperato 3 decimini su Gabri, capito? Sì. E sta spingendo perché Gabri ha perso qualcosina da Pitu Gabri, quindi diciamo che ha fatto anche qualche errorino Gabri. Vedi 3-1 adesso è ritornato. Lo so, è un punto molto importante. T1, T2, devi prendere tanto i cordoli, devi essere preciso nella guida. Si fa tanta differenza. E il Mugello chiedono long lap per Pitu, ma sicuramente a fine gara ci saranno dei reclami, ovviamente, perché tanto oramai la major purtroppo è il livello altissimo, ma reclami tantissimi, così
Minor più calmi, più rilassati. Qua c'è più tensione, c'è più tensione qua. Tysox, che? Caduta. Caduta Tysox. Attenzione perché ragazzi, comunque P2 si adesso si appresta a fare l'uscita della Bucine. E grande P2 che allora riapre leggermente in realtà, poco. Sì. Però sicuramente fa un grande passo in avanti in classifica. Caso Alessandro. Pitucce. Là davanti praticamente lotta per il titolo, c'è solo Gabriello perché Dani è arrivato un po' indietro. Simo Piova non è in lotta perché era wild card, quindi rimane Dani. Sì, Gabri, dobbiamo manomettergli un attimino la console qua, il PC, dobbiamo fare qualcosa. Ragazzi, non ci credo, Spotted è arrivato per 83 millesimi, dodicesimo, perché Bro Adam l'ha superato proprio all'ultimo perché ha finito la benzina Spotted, proprio sul traguardo. Ah, cacchiarola. Vai, Daccone! Ci siamo allora, con P2 in prima posizione, seguito da Gabriello, K Bestia, Simo Piova, Flavio, Alessandro, Sky, Dani, Zerrock, Kaista, Bro Adam, Spotted, Sinchan e Loris. Che comunque, questi sono i risultati provvisori. Comunque giri veloci, P2 per un millesimo peggio di Gabri. Sì. Mi aspettavo girassero... Forse si sono leggermente magari tenuti in qualche... Mi aspettavo leggermente meglio in gara, vista la qualifica. Ecco, capito? 41,6, di solito ci sta un mezzo secondino. Cioè, il 42 basso è fattibilissimo. C'è un mezzo secondino tra la qualifica e la gara, quello dico. Quindi mi aspettavo un 42 basso. Però vabbè, ci sta, nel senso. Hanno fatto una bella gara, anche perché non c'era bisogno magari in quel momento di prendersi troppi rischi comunque, capito? Però magari Gabriello nel rimontare... 42-3, 42-2 me lo aspettavo. Comunque bella ragazzi, bella gara, dai. È stata bella gara, sì. Tanto un giudice ingiusto, no, non è... Non grazie è, non, ragazzi, non, grazie. Non è così Nitronic, non è così. Qua funziona che a fine gara... Perché il problema è anche la connessione. Ad esempio, uno può dare il long lap penalty, poi dopo mandano le loro visuali e poi uno aveva la moto tipo 50 metri più avanti, così... E si perde solo tempo, quindi si aspettano sempre a fine serata tutti i vari reclami per poi andare a procedere con le penalità, che altrimenti poi non finisci più, ecco, perché purtroppo il gioco è questo, quindi anzi no, devo dire che stasera anzi andava anche troppo bene. Ma è giusto così, Daccone, in community anche noi tempo fa era così, la gara finisce, poi dopo si vedono tutti quanti i reclami e le contestazioni. E poi da lì si modifica la classifica. Però va preso il risultato per quello com'è, insomma. Sicuramente sotto investigation, under investigation, esatto. Ci sono i primi due. Non c'è la grafichina sopra, ma sì, è under investigation. Under investigation. Bene ragazzi, dai. Non so se capita, deve entrare. Attacco. Ma no, più che altro Loris dov'è? Scusami, è entrato. No, era Tysox che era crashato. Ah, allora Loris. Ci siamo, possiamo andare. A posto. Quindi sui pronostici, insomma, abbiamo bucato tutto. Però io ci ho chiappato con che bestia almeno terzo. Eh sì, siamo a Catalunya allora adesso. Catalunya è tosta, Catalunya anche qua si può... La pole se la giocano tra Gabri e P2, di nuovo. Ecco, dici, eh? La buffata del tacco pre-qualifica. Ma ci sta. Io Gabri lo metto in pole, però come gufata. No. Sono più cattivo, eh. Allora anche vai, Gabri pole apposta. Per la gara io lo metto pure, che è pole. Adesso crasherà. Un momento dobbiamo remarchi contro adesso. Esatto. Sono il campionato, mi spiace. Io andiamo bene, un saluto a Gabri. Allora, vai. Allora, pronostico pole position 35-350, la metto così. Attenzione, tacco Sanchini, tacco Sanchio. Simo Piova campione. Kaista come on, dice Tysox. Ragazzi. Non ho tanta
esperienza su questo circuito perché ci ho corso poco, non avendolo in campionato. Ovviamente è uno dei circuiti più storici del calendario, è bellissimo. Ci sono state tante battaglie, come anche tragedie. E direi che ci sono dei punti ostici, soprattutto i cordoli sono da evitare in questa pista. Secondo me bisogna essere attaccatissimi alle linee bianche, però evitando i cordoli, perché secondo me in questa pista sono assassini. Per quelle poche volte che ci ho corso mi ricordo così. Oh, la staccata qui si incastra. Ma comunque sono... Cioè, allora, sono partiti praticamente in bolla tutti quanti, in sei. No, guarda, sì, guarda, una gara. Prima ci qualifica una gara. Sì, sì, 3, 6, non so, 7. E poi c'è una curva maledetta, che è la vecchia curva, al posto dello staccatone, no? Sì, dello staccatone, e la moto non curva. Che curva è quella? Curva 10, 11, no? Vabbè, dove Lorenzo insomma aveva fatto il disastro, no? La curva del Kona ha detta, no? Se non erro. Esatto. Dopo il secondo rettilineo. Eccolo qua, ci sta Gabri in questo momento, che è rosso-rosso, stacca, entra nel curvone bellissimo. Qui la moto tende a non curvare, a non rientrare dentro, però vabbè. Con un buon setup, ecco, vedo che Gabri l'ha messo a posto quella curva lì. Sì, è strana quella curva, mi sono un po' allenato con loro questi giorni e... sì, la moto non la butti dentro. No, sembra che dentro. Il pad sembra che tipo è incastrato. Esatto. E invece è incastrata la Milestone. Gas è qua, uscita di curva e chiude i 35.5. Attenzione P2, 35.5 che già... Oh. Dopo 3 minuti è già un signor tempo. Io ho detto 35,2 come Paul. Vediamo P2. 5 decimi. Vabbè, sì, Gabri aveva esordito anche con un 41,8 là all'inizio subito, quindi sì, sì. Vero, vero. Era... Occhio che bestia. Non so se è il riferimento. Sì, è vecchio. Un secondino. Però Flavio forse potrebbe avvicinarsi, eh. Eh sì, è l'ultima curva adesso. Gassone. Mettiamoci in terza persona. 7 decimi. Già iniziamo subito aggressivi. Muy che altro mi sa... Muy aggressive. Qui il 34 è impossibile, è vero? Proprio invedibile. Non credo che ci arriveremo oggi. Non oggi. Però si può fare, ecco. Diciamo, semplicemente per mi sembra 30, 35-1, mi sembra, o 35-0 addirittura. Allora sì, se ti ci metti tanto, esce fuori il 34. Intanto Gabri è subito migliora nel primo settore, anche Kaya sì, Stada. Sì, e Dani. Anche questa è la caduta di Spotted, lì la curva è molto strana. Andiamo a vedere Dani dov'è. Uff. Occhio però, perché comunque la fotocellula del T1 inganna un pochino, inganna. Si conferma il T2 però, Gabri, attenzione. Sì. Forse tira fuori il 33. Beh, madonna. Posto. Vediamo. Staccatone qua. Vediamo come la fa a curvare. Adesso qui. Sì, vediamo, comunque si pianta un pochettino, non curva. Però beh, ha capito come farla. Rosso. Poi dopo se spingi sul TCS la moto è più piantata di prima. Vediamo Daccone, perché qua secondo me l'ultima curva è precisa. L'ha fatta bene, ha fatto un bell'ultimo settore. È un 35,3, ce lo vedo, 35,4. Ecco, 39,9. Dani 3 decimi. Si è migliorato anche Dani davanti, sì. Anche Kaista arriva e si mette sesto. Buono Kaista che si mette sesto. Arriva Alessandro, poi K bestia. Qualcuno ancora senza tempo.
Diciamo che i track limits qua più che altro ricordo più di track limits, dai. Sì, no, sono d'accordo con te. I track limits non è. È una pista comunque simile, però diversa dal Mugello. Non ci sono tutti questi continui cambi di direzione, no? Quindi è meno semplice, più difficile prendere il track limit. Però... Oh, bro Adam, bravo, bro. Mamma mia, bro Adam, bello. Però soprattutto nei cordoli interni o esterni la moto saltella tanto. Se rock anche, ragazzi, in terza posizione. P2. Bello, bello P2. Questa l'ha fatta molto bene. Texox, però settore 3 non si migliora, vediamo. Secondo me però si migliora. Vediamo un po'. Vediamo. Ecco, qua la scelta della gomma è cruciale. Più di altre piste. Buono. Per una posizioncina. 6 decimi. P2. Oh, 3 decimi. P3. Stesso tempo di danni. Ti ricordi che bagarre che hanno fatto qua? P2 ed Eiki, mi sembra, l'ultima... me lo ricordo come, con quelle cazzo di scelta delle gomme, ti ricordi? Incredibile. Mamma mia, ragazzi. Nei gabbri di nuovo, è inferocito. Ah, leggermente lungo in queste S. Più che altro vi faccio una domanda a tutti e due, quindi sia Attacco che Trust. Secondo voi, così... è più difficile il Mugello o Catalunya, eh? Su due piste completamente diverse, lo so, però... Ah, oh, secondo me Mugello. Allora, io ti parlo da pilota Catalunya, ma perché ti parlo da personale, cioè nel senso... Il Mugello secondo me è più tecnica, però la interpreto meglio. È meglio, è vero. Quindi secondo me ti dico Catalunya, più difficile. Stessa cosa per me. Tacco invece dici che è il Mugello più difficile. No, ma italiano no, sei Tacco. No, sempre per me, ti parlo sempre per me perché... Sì, scherzo. Dani, guarda Dani che tempone. Bravo Dani che si mette di dietro, mette pressione a Gabriello. Un bel tempo. Sì, no, diciamo che vedendo dai top là davanti, io al Mugello ad esempio mi prendo un secondo e qua tipo 7 decimi, quindi per me sembra un pochino più facile. Certo, beh, poi ognuno diciamo un po' più il suo stile di guida. Qua ci sono più curve dove sono comunque a corto raggio, no? Che tornano indietro e comunque devi spigolare. Il Mugello invece è più... Una pista di scorrevolezza, cioè prendi triforte, non è che sono tante sono staccate, ovvio, però porti tanta velocità, non è che poi la fermi proprio del tutto la moto, no? A me piace di più, la riesco a interpretare meglio. Spotted un secondino, là davanti rosso, arancio, tutti i colori... Alberello di Natale, Dani ha fatto una staccata da urlo qui, l'ha messa dentro in una maniera spaventosa. Che bestia, mamma mia. Bravo K Bestia, per ora scelta giusta per la sua categoria. Simo Piova, che devo capire se si è allenato qua a Catalunya. Perché... Ah, al taschino, nasconde. Sta nascondendo. Tanto Gabriello grigio, però Dani è ancora rosso. Vediamo in questo secondo settore. Mamma mia, che trick che ha fatto qua, ragazzi. Secondo me è rosso, Sul terzo settore di... No, grigio. Previsioni. Abortito. Gabriasce, cosa ci dici, Gabriasce? Tu che hai fatto la Super Pole a Catalunya ieri sera. Intanto la gufata mia di Trust non sta funzionando su Gabri. No, per niente. Direi di no. A questo vediamo punto... Vediamo un po' se piova. Sei decimi. Fedecimi. Bro Adam, ragazzi, rosso. Picchia, bro. Vai forte. Allora, andiamo da Kaista. Shin-chan non si migliora. Kaista, poi andiamo da Alessandro, che forse è Alessandro più avanti. È un pochino più avanti. Preciso, ragazzi, bro Adam. 35-2, clamoroso, non so come mi sia uscito. Lo so, Gabri, non so neanche io. Al Mugello sono tipo più forte i ragazzi su PC, ma per ora Catalunya, ma non lo so se lo fanno, è tosto. 35-2, Resta niente male, mette là di sesta, lungo Sky e ma l'ha fatto da poco o era il giro di prima di Kaista? No, da poco
L'ha fatto adesso adesso. E anche qua abbiamo 11 piloti in un secondo. Quindi più o meno si ritorniamo alla storia del Mugello. E rosso rosso Zerrock. Zerrock. Attenzione. Rosso rosso. Te guarda più tu, guarda oh, Dani, ecco quello è il cordolo che io odio. Occhio Dani che occhio Dani che fa rosso rosso, Lo vedo, yeah. Lo sento. Lo percepisco. Allora andiamo andiamo sul cupolino. Vediamo lungo un pochino. No, sbagliato. Sì. Taccone, non ci andà sul cupolino, lascia perdere. L'hanno detto, è vero, ho sbagliato. Ogni volta che vai sul cupolino, tacco, succede la disgrazia. O che lo sentono, non lo so. Sì, ha aperto la pressione del tacchino, tipo. Oh, Flavio Rosso, Andiamo allora da Flavio, no cupolino però, In santessa persona. Ma andate quello, insomma. Bro Adam, non lo nomino più. Prima io ho fatto mazza, bro Adam, ho detto mazza da guida pulito, è andato per fratte. Lo so malissimo. Flavietto, io sono on board con lui, adesso sta guidando bene. Era meglio che non lo dicevi perché hai messo pressione. No, buono. Adesso ti guarda l'ultima curva, tacco, Bravo, cordolo, ecco, meglio largo che stretto. Perso tanto qua, Dacco. Ha perso parecchio. Vedo che adesso si lamenta. Adesso sarà un grigio. No. Ah, no, ancora giallo, ancora giallo. Quello più avanti comunque è Sinchan per il momento, Sta migliorando. Gabriedani, ragazzi, Gabriedani. Allora stiamo un attimo on board con Flavio che ci ha dedicato la sua web stasera. Grazie Flavio. Scusate, io non faccio Taccone, sei un meme vivente. Scusate. Peggio di me, peggio di me. Tacchino il cecchino. Che roba. Oh, bro Adam, mezzo secondo, non male, Non male, bro Adam, bravissimo. Isox. Isox, mezzo secondo anche lui, bravissimo. Gabri, adesso grigio. Pitu si migliora, KBS, Zerrock, rosso rosso. Simo Piovi si vergogna purtroppo. Oh, Sky sotto il secondo, Sotto il secondo Sky, Spothead, vediamo, vedere. Spothead quest'anno speravo meglio, ti dico la verità, speravo un po' meglio. Anche io, sai, Spothead me lo ricordo l'anno scorso che con la sua briliona andava forte. Sì, andava molto forte Spothead. Non so ragazzi, però, cambiando il gioco non è facile che trovi subito il feeling della velocità dell'anno prima, No, tre piloti in 0 millesimi. Cioè, Sinchan, Sky, Spothead, 902, tutti e tre, è incredibile. No, questa cosa è proprio... E comunque siamo in secondo in 14 piloti, quindi il gap dal Mugello, anche come diceva Gap, diceva Tacco, è più piccolo, sì, diciamo, no? Più, più piloti, quindi sì. Sembrerebbe effettivamente che in generale, no, Catalunya sia un po' più facile. Però poi ognuno ha la sua percezione, insomma. Bisogna anche dire una cosa, comunque, che il Mugello è anche più lungo di Catalunya, quindi effettivamente... Anche. Però anche le wild card al Mugello non hanno fatto benissimo in qualifica, si sono presi anche un secondo e sette così, vero. Quindi... Anzi, Loris... Vediamo KBS, attacco, vediamo un po' KBS se va in seconda posizione. KTM, I love KTM. Oh, non no, migliora. Niente, presto tutto. Dani ragazzi la vuole proprio tantissimo la pole. Non... Sì, guardalo lì, è rosso. Tanto. È sempre rosso. Pure Gabri, però non è da meno, insomma. Piova, intanto fa più. L'ultima curva adesso. Rettilineo. Sì, tre gialli. Fatto bene. Oh! Attimo. Oh! Buono. E ultimo tentativo. Attenzione. Sì, ragazzi, ultimo tentativo. Siamo qua nel T2, anche Xerrock non è messo dire niente male, vediamo un attimino come sono. Dani adesso ha davanti la KTM, vediamo se lascerà passare. Mi sa che a giro annullato non vorrei che fosse il bot di Loris. Loris, sì, è il gioco del bot, Loris. Ha infastidito tanto Dani, peccato. Gabri rosso. Gabri rosso, ragazzi, Pitu casco rosso anche, l'ho intravisto che era leggermente lungo. Al T2, Gabri rosso. Adesso chiude il tempo intanto Flavio che prenderà bandiera, vediamo se migliora e poi andiamo da Gabri. Un decimo Toto. Ah, non male. Arriva anche bro Adam.
Preciso, preciso. Non so, raga, allora, fino alla penultima curva erano 35-3 secondo me. All'ultima curva non so cosa è successo alla moto. Oh! 5-1. Okay. Ragazzi, buonanotte. Bello. Arriva The Rock. C'aveva ragione Gabriasce, anzi hanno fatto meglio addirittura, io lo so ragazzi, The Rock, The Rock terzo. Mamma tempone. Mia. Amore, a sportello fa 34-9 a posto. Ragazzo. Tempone, pole position per Gabri Yellow, che a questo punto non è servita la nostra cuffata, anzi lo ha caricato. Io non c'ho parole, quando devo fare una persona va più forte, è incredibile, quando lo fai di proposito proprio, guarda. Bello, bel giro, io l'ho visto, anche il T4 è stato precisissimo nel non forzare troppo. Vai, intanto Platt, thanks for the following. I due Gabri dominano, signori, dice Gabri Ash, veramente ragazzi, incredibile. Allora abbiamo Gabriello in prima posizione, seguito da Dani, 4 decimi di filati, The Rock, P2, Simo Piova, K Bestia, Kaista, Tysox, Bro Adam, Flavio decimo, a un secondo, Sinchan, Sky, Spotted, Alessandro e Loris. Mamma mia che qualifica. Mamma mia, davvero che qualifica. Gabri ha alzato l'asticella alla fine, perché c'era anche un gap di un secondo tra tutti fino al 14esimo, ma Gabri ha dato un bel colpo di reni alla fine, da 35 millesimi ha portato il distacco a un bel 4 decimi, quindi davvero complimenti. Mamma mia, che roba. Marco che diceva 35-5, proprio distrutto il tempo. Distruzione. No, ma io per la gara non parlo più, perché poi... No, per la gara bisogna farlo il pronostico. Pronostico, più sì. Adesso, partiamo con il conto alla rovescia. Il mio pronostico dice Gabri, Dani e metto Simo Piova. Quindi Gabri curva 1, Dani curva 2, Simo Piova curva 3, va bene. Ah, ok, così. proprio così. Pitu che ha fatto, Pitu? Terzo, quarto, che ha fatto? Terzo. Mi sembra. Io ci metto un Gabri, Pitu, Simo Piova. No, Pitu quarto, The Rock ha fatto terzo. Ok. Gabri Pitu, Simo Piova. It's not easy, dice Tysox. Anche se Dani, cavolo, adesso la riscossa la deve avere qua. Cavolo. Io tacco, ti dico Gabri, The Rock e Simo Piova. Io la cambio. Change, last minute. La second. Ci metto Dani secondo, primo Gabri e terzo Pitu. Quindi Gabri. Aspetta, allora dimmi un po', Gabri. Gabri, Dani, Pitu. Gabri, Dani e Pitu. Tanto tacco, vado, perché sono tutti pronti. Ci siamo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. E allora qui 3, 2, 1, il countdown a inizio. Pole position per Gabri, poi Dani, Rock. E poi tutto il resto, ragazzi, nel Gran Premio qui di Monster Energy. Fatemelo dire. Attenzione, rettilineo. Andiamo subito in telecamera, elicottero, e parto, si spegnono i semafori, attenzione, partenza migliore forse per... No, Gabriello parte benissimo, Rock è partito fortissimo all'interno, prova la staccata, occhio perché qui abbiamo delle S che sono difficilissimi in... all'inizio, sportellata, e Gabriello giù, attenzione. Colpo di scena, tantissimi piloti che sono andati a girare nel long lap penalty, ma anche... No, long lap penalty, nella corsia di fuga. Sì, è il long lap quello lì. Quattro cadute, mi sembra, Inox, se non erro. Sì, quattro. Ok. Dentro tanto caos. E Simo Piova un'altra volta si ritrova in prima posizione in tutte e due le gare, quindi davvero nervi freddi per lui nelle partenze, tanta roba, anche forse un pelino di fortuna, ma se la gestisce bene. Secondo Tysox, Kai sta subito terzo, Sky, X, Rock, Dani. Partenze difficili in tutte e due le gare per Tysox secondo. Tacco, guarda Dani. Sì, ho visto, è un colpetto di lag per Dani, vediamo
Tieni d'occhio un pochino che adesso stiamo qua davanti. Allora, Kai'Sa si ritrova terzo come prima, anzi prima era quarto. Vediamo dietro Zerok se ci prova, ma no. Dai, dentro, dentro. E ha fatto un'entrata bellissima su Sky. Comunque Tacco ci ha preso in pieno con Gabri curva 1. Cos'è? pure io ce l'ho messo. Ma male, allora lì è successa l'entrata di Simo, mi sa che si è toccato con Dani e ha fatto tipo yo-yo su... Dato dentro Flavio sul Shin-chan. Tanta sfortuna. Gabri Pitu caduta, non ci credo, ragazzi. Che? Gabri Pitu si sono presi. Cavolo, ragazzi, non l'abbiamo cuffata nella quali... Rock Kai'Sa. Povero Gabri, non l'abbiamo preso in qualifica, però in gara gli si è rivoltata contro la nostra gufata Inox. Quindi... Io l'avevo detto. L'ho detto in gara, tanto lo gufo per la gara. Oddio, mamma mia, Tysox su Simo Piova. No, Zerok è caduta col contatto. Sotto forma di Tyson adesso, in questo momento. Attenzione, capocciata a destro, montante, porta fuori leggermente diretto, Simo. E si guadagna la posizione con irruenza. Muove l'anteriore di Tysox. Più preciso Simo qua, che la risponde con gancio sinistro qua, subito dentro. Sinistra destra, occhio, occhio qua all'anteriore. Molto semplice perderlo. Tysox che sta con i grandi. Penso che sia una bella emozione per lui, ecco. Adesso però devi riuscire sempre a tenere i nervi ben saldi, occhio alla scia che è importantissimo. Lungo Kai'Sa, intanto si tocca con Dani. Mamma mia, però... no, Tysox ragazzi ha fatto incrocio. Aveva fatto un'entrata da Cineteca Tysox, eh. Io passo la telecamera della TV perché questo dell'elicottero mi ha un po' rotto le palle, sinceramente. Allora, vediamo un attimino. Eccolo qua. Svernicia. Wow, Sox. Prima posizione ora. Mamma mia. Piano, piano. Bravo, bravo Tysox. No. Occhio, ragazzi. Occhio. Peccato. Moto in pista. Allora è successo, ragazzi, la classica situazione che Tysox è andato a toccare il posteriore di Simo mentre stava ancora frenando, sì. Quindi a freno in mano ha toccato l'anteriore, ha iniziato a tremare l'anteriore e è caduto. Che roba, ragazzi, ogni volta ne vedo una nuova. Tanto Dani si trova in seconda posizione, Sky terzo, Kai'Sa quarto con 4 avvertimenti Kai'Sa, quindi è tanto al limite con il long lap. E in un attimo Tysox da secondo che era si è ritrovato nono e poi adesso ottavo perché è andato a superare Loris. Sì. Adesso dietro per Gabri con 2 cadute, veramente dura la rimonta. È tanto. È volato uno, sono sicuro che è volato perché Pitu. Ah no, peccato Pitu. Peccato, ha fatto anche il giro veloce, stava ritornando su in maniera aggressivissima. È caduto da solo però, mi sa, perché vedo 4 secondi da Spotted. Tanto qua, tifoso di Simo Piova, vai! Simo Piova, no! Kai'Sa è caduto. Kai'Sa giù. E Flavio si prende la posizione da lui, con Broadam dietro. E Tysox torna su in settima. K bestia, che adesso sportella il compagno Loris e lo va a superare. Verniciato. E adesso Gabri piano piano sente l'odorino di Kai'Sa e vediamo Zerok se riuscirà a portarsi in P10. No ragazzi, staccata fatto Zerok, vi prego, questa è assurda. Cioè stava tipo fuori dalla telecamera dell'elicottero e in curva 2 praticamente era già al posteriore di Loris, adesso l'ho superato pure. Cioè Zerok sta volando. Zerok. Grande Zerok. Il passo c'è. Ma il miglior sorpasso lì è all'esterno di Trust su Sbadalongo. Ragazzi, 1. C'è poco da fare. Mannaggia. Tysops, cioè Zerok già su K-Pest, è già 2 una fucina. E bro Adam al passo di Flavio comunque è lì, Non è tanto distante. Loris in ghiaia. Uff.
inizia anche un po' una gara di nervi lì davanti, in secondo e 8, in secondo e 9. Simo Piova Dani, che ovviamente Dani vuole la vittoria, però anche Simo Piova, ma Dani deve essere attento a non farsi prendere troppo, insomma, dalla smania di rimontare, perché comunque sono punti Flavio importanti. Bro Adam, che Flavio si tocca di nuovo con Flavio. Sì, Flavio rientra, Flavio traiettoria adesso a favore. Là davanti Alessandro. No, bro Adam. È caduto sul cordolo. I maledetti cordoli di Catalogna. Non ci credo. Zerrock ha preso la moto di bro Adam. Ah, peccato, ragazzi. Sfiga Honda qua. Honda satellite e Honda ufficiale si sono completamente presi. Comunque, Zerrock ho detto il pronostico, vero, Tacco? Sì, sì, sì. Ah, ok, no, per capire. tanti trenini. Vediamo 5 giri. Praticamente la gara è volata. Sono passati 5 giri e la gara è quasi finita già. È incredibile. Tra una benedizione per allungare il layout di Catalunya a questo punto. Allora. Eh sì, Alessandro su Sky vuole il podio. Le Ducati, seconda e terza. Dai Sandro, dai Sandro! Porta questo Ducatone davanti! Così, così, random, ci sta. Un po' d'Italia, dai, un po' d'Italia ci sta. Ah! Ecco, questa che gliel'hai gufata. Mamma mia, ragazzi. Sto zitto, mutatemi. No, no, vai giù Ale, vai giù. Cadi. Intanto Gabri si porta in zona punti, in nona posizione. Caduto Sky. Io, ragazzi, fortunatamente non andando in Sky. Domani sarò povero, vinco un milione d'euro. Cioè, sto gufando tutto, è incredibile. Che poi Alessandro deve fare attenzione perché è arrivato Flavio. Ho visto una cosa bruttissima, tipo che Simo Piova ha fatto la linea, quella lì della curva che dicevamo difficile, che la moto non curva, prenderla tutta larga. Sì. E quindi tipo la moto a 30 gradi di piega. E lui se 500 due tempi, capito? Lo stile di guida. Bene. E adesso è Flavio che vuole il podio. Prima era Alessandro e adesso è Flavio. Kaista, attenzione, contatto con Sky. Blue Sky. Parà. Kaista adesso in scia. Occhio a Taccone, giustamente Flavio. Ci ha detto Flavio. Non ci credo. Caduta Zerrock. Pitù, ragazzi, non ne può più. Pitù è esausto. Attenzione perché Loris e Sinchanster anche. Staccata dentro. E Flavio lo vedo ingarellatissimo e sicuramente vorrà il podio. Però Sandro, non bella molla, gara, non molla. Consistente. Mi ricordo che aveva fatto anche l'anno scorso una buona gara qui. E bello. Se non sbaglio ha fatto lo step lui, no? L'anno scorso era in Prama che ha fatto lo step nel navigato ufficiale quest'anno. Sì. Gabriel Kaista intanto. Oh, l'esterno Kaista. Mamma mia. Bello. È successo qualcosa a Simo Piova, raga? No. Era un secondo e 8, sta un secondo. Sì. Adesso, Dani. Ah, forse hai ragione. Forse è un errore. Errorino. E Dani a questo punto, attenzione, arma a doppio taglio, perché sicuramente può spingere tanto. Attenzione perché Taccone, scusate, chiedo aiuto un attimino perché noto che Dani ha una gomma H al posteriore, mentre Simo Piova c'è la possibilità che magari ha messo una M, non lo so, chissà, che dici? Si può vedere la grafica? Certo, allora su Contagiri, che puoi vederlo anche tu Trust, possiamo andare a vedere un attimino le gomme di Simo Piova, che vedo è sicuramente... MM ha messo posteriore. No, Simo. No. Simo Piova io penso abbia una H, ma ti dirò. No, alla M, tacco. Alla M, si vede, scusami, alla M, Dani alla H. Esatto. Anche Alessandro, Flavio, H, K bestia. Tysox alla M, infatti, è praticamente finita. Sky, Gabriello, vide, ma alla M anche lui. Ok, vedi. Quindi è da vedere in realtà. Sì, sicuramente ha molta più gomma sulla spalla destra. E questo infatti lo può recupera, l'ultimo settore. Due decimi da recuperare. Intanto Gabriello va all'esterno su Sky per la settima posizione. No, non la fa così, no, così Gabri, la sfigura un sacco lì. 7 decimi per Dani adesso. Piano. Sì, ragazzi, perché adesso che succede? Spigolando la traiettoria, come ho detto prima, no?
qui a Catalogna, succede che riesce a portare più velocità in ingresso curva, quindi freni più tardi e fai più metri. E ovviamente però devi avere la capacità di poi di avere, frenare tanto tanto forte con il freno a mano, quindi avere anche un bel setup. E poi il momento di cui rilasci il freno e prendi il gas in mano deve essere quasi nullo. Non ci deve essere il momento che stai in una fase neutra, senza gas in mano. Quindi prendi, stacchi, poi mi rialzi e acceleri tutto. E lì guadagni. Esatto. È proprio come dici tu, Trust. Mamma mia. Tacco si prepara un ultimo giro di fuoco con Kaisa che sposta Sky. E là davanti c'è Flavio. Flavio che si è fatto sotto. Cioè, un sacco di bagarre abbiamo, eh. Sì, 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 in quest'ultima parte. Poi c'è anche la si gioca anche con la gomma, no? Abbiamo visto che alcuni hanno scelto una M e alcuni una H. Un Simo Piova che ha spinto tanto all'inizio, ma adesso sta soffrendo. Bisogna vedere se la H worka in questo finale, però, perché può essere anche che spinna comunque, eh. Ah, se ero io, se ero io Simo Piova, per non rischiare un BTCS3 l'ultimo giro e via. Solo che forse sei un po' piantato. Eh sì, sì, alla fine conta relativamente. Alessandro Lungo, mamma mia, sono vicini Flavio e Alessandro per l'ultimo giro, per la terza posizione. Alzarlo alla fine ti, il TCS ti aiuta nel feeling con la moto. Però a livello di tempo sul giro non è non è che vai meglio, vai uguale, diciamo, no? Sì, sì. Soltanto una questione di... Oh no, è crashato Kaista! Ragazzi, Dani! Oh no, Lungo! Lungo, Fra, prova a fare la staccatona, prova a fare lo staccatone. Ma ancora qua c'è Flavio su Alessandro! Tanto si compiova, ultime curve... Oh, Flavio non è riuscito a sorpassarlo Alessandro, ma guardate ragazzi, la lancia Flavio. Flavio è la lancia. No, io spero di no. No. Oddio! Massimo Piova, bella vittoria Simo, grande, solito. Oh, Sky viene superato da Bucada, ma l'ultima curva. Bene, l'ultima. Pettino, la lotta mondiale, Sandro ragazzi, ma che gara! Secondo me il man of the... Yeah. Sicuramente costruttori e tanti punti. No, ma un'altra nota da sottolineare, complimenti a doppiamente ad Ale, perché è riuscito a non prendere neanche un long lap, neanche un warning, mai, neanche uno in tutta la gara, quindi bravo. Veloci, veloci, 6-9, 6-9, 6-8, un secondo precisissimo, Simo Piova da Gabri. A parte Gabri che, beh, Gabri da ultimo, due cadute, rimontato fino in settima, anche lui, bravissimo. Simo Piova, complimenti a Simo Piova perché ha avuto un grandissimo passo. Ora abbiamo Dani, Alessandro che va a chiudere il podio, Flavio, K Bestia, buonissimo, Tysox, bravissimo, Gabriello, Bro, Adam, Sky, Sinchan, Loris, Spotted, Zerok e P2, peccato per P2. Io adesso andrei a invitare allora qua. Io non capisco il numero però di Simo Piova, mi rende un po' perplesso. Non so che numero vedete voi, ma insomma non è un numero così, casuale. Non lo vedete voi? Aspetta, che sto... Ah, il numero, dimmi un po'. Il numero di Simo Piova, lì. Non è un numero buttato lì. Il 26. Eh no, io vedo il 93, vedo. Ah, tu ce l'hai buggato, allora tranquillo, tutto a posto. Vedo il 93 di Marquez, proprio là, vicino al faccione. Vabbè, no, allora lo vedi buggato. No, lo vedo buggato, sì, perfetto. E Gabri, ragazzi, però vorrei fare una nota che Gabri ha girato 35-9 in gara. Paura. Oh, sì, tanta paura, però ovviamente ci sta sempre quel margine, no, dalla qualifica, facendo 35-1, 35-9 è un bel girare. No, va benissimo, mi aspettavo un po' meglio gli altri. Ah, sì. Un 36-9 Simo, 36-9, 36-8, 36-6, però
però, diciamo, però Simo magari ha gestito. Metto le mani avanti perché non ho tanta esperienza su Catalogna e quindi non so come si consumano le gomme. Probabilmente no, no, si volte campione, non ho tanta ma esperienza. Sì, ma Catalogna è una pista un po' a sé, con le gomme abbiamo visto che negli ultimi 2 anni è un po' diversa dalle altre, quindi può essere che c'è un grande degrado. E poi da mettere anche, da prendere in considerazione che può essere che Gabri aveva la M mentre invece gli altri avevano la H, e la H, ragazzi, prima che ti entra in temperatura, prima che fai i giri veloci, ce ne vuole. Cioè la H è ferma. Allora, quindi passerei a questo punto ad Alessandro. Inox, intervista tu Alessandro, io intervisto Dani e ovviamente Trust intervista il vincitore, Simo Piova. Vabbè, allora iniziamo subito. Grande Ale, è arrivato questo podio dopo tanta sofferenza sulle ultime gare. Cosa ci dici? Gara 1 e gara 2, vai. Allora, intanto buonasera a tutti ragazzi. Gara 1 ho fatto un errore io, ho sbagliato sul codolo a Bendetti 2, nonostante la qualifica fosse andata a maluccio, quindi ho perso il treno per stare con i primi 5 almeno. Gara 2, qualifica pessima direi, penultimo, però quando parti con questi presupposti non hai niente da perdere, quindi credo che sono le condizioni in cui rendo meglio, perché poi in gara non avevo appunto nulla da perdere, ho provato a dare il ritmo, ci sono riuscito. Ho cercato dalla distanza di seguire al massimo le linee che faceva Dani e direi che mi ha aiutato perché mi ha trainato un po' col rimorchio, per cui contentissimo del podio finalmente dopo tanti errori e tanti problemi. Io se posso intervenire un attimino ragazzi, Ale, volevo farti i complimenti soprattutto perché secondo me dall'anno scorso hai fatto uno step in avanti, sarà anche un po' il colore rosso, ma hai fatto uno step in avanti. E il tener dietro Flavio gli ultimi 3 giri non era per niente facile a livello psicologico, quindi bravissimo. E poi anche il fatto di non aver preso nessun warning in tutta la gara, tanta precisione, calma, bravo. Grazie tante, Trust, da te valgono il doppio, lo sai. E poi pensa Trust che questo uomo mi diceva no, io non merito la pro, io forse è meglio che vado in minor perché sono lento, sì. Cazzo, oddio. Insomma. No, bravo. Grazie. Allora vai, io tacco. Passerei al buon Dani. Dani. Ciao a tutti. Ciao. No, qualifica finalmente buonissima rispetto alle giornate di allenamento. Gara altrettanto buona, anche se vedevo che stavi arrivando su Simo. Sicuramente avevi un H dietro, giusto? Sì, H, okay. H dietro. Come è andata? Raccontaci un po', dai. Parlando delle due gare in generale, Mugello qualifica è stato difficilissimo, non sono riuscito a chiudere un giro, avevo un 41,8 che quando mi allenavo nelle prove a tempo, il lobby l'ho sempre più o meno fatto, invece 42,2, sono veramente delusissimo da quei giri del Mugello. Gara Mugello purtroppo c'è entrato una moto caduta e capita, e purtroppo è andata così. Catalunya sono un po' più contento della qualifica. A parte Gabriel che ha fatto un tempo mostruoso, nulla da dire, bravissimo, è stato un mostro. E gara l'ho gestita perché alla fine mi sono ritrovato lì, sono caduti un po' di persone. Non sono contentissimo del passo, potevo fare leggermente meglio. Potevo andare a riprendere Simo, però purtroppo non ce l'ho fatta, non potevo dire di troppo, forse sei arrivato. E niente, però un secondo posto comunque importante, ho recuperato un po' di punti in campionato. Un po' di punti, sì, recuperati. Dani, secondo te se avessi avuto la M dietro sarebbe stato possibile andarlo comunque a riprendere Simo, avendo comunque fatto... Eri veloce, hai fatto anche una bellissima qualifica, sempre lì, i tempi, sempre i caschi rossi, quindi avevi una bella velocità. Con una M dietro che dava più performance proprio, magari fin dai primi giri, perché comunque i primi giri, vuoi o non vuoi, un po' di fatica secondo me l'hai fatta con la H rispetto a Simo. E è stato comunque fortissimo, però... Sì, i primi giri ho... Sì, i primi giri ho faticato veramente un sacco. Mi sono ritrovato da secondo, terzo a settimo, mi sembra. Poi piano piano sono risalito, ogni giro bastava di un decimino, ho preso un po' il ritmo. Con la M non penso proprio che sarei riuscito ad andarlo a prendere, perché si soffre veramente un sacco con la M dietro. Ho fatto una scelta un po' più conservativa, alla fine dai, un po' pagato. Ha workato, è andata bene.
Bravo. Sì, grazie. Bravo Dani. E mo che ci sta, professore? È il professore! È il professore! Ma ci sta in chat il professore? Dove sta il professore? Eccolo professore, bravo! Vittorione! Grazie. Qua, grande. Sei stato forte più che altro perché sei riuscito a... Non è facile stare sempre lì da solo, davanti, vengono i pensieri, no? Se l'errore è dietro l'angolo, poi Catalunya... Mamma mia, tra corti, gomme. Secondo me però avevi già in mente una bella tecnica di che con la M avresti potuto magari con una partenza buona prendere subito un bel gap e levarti dai casini subito. Quindi secondo me quello è stato il tuo pensiero iniziale, la chiave, e ha funzionato. In entrambe le gare sei partito una bomba poi, perché il primo giro eri primo in tutte e due, quindi tanta roba, bella gara al Mugello e bella gara qua. Quali sono state le tue sensazioni e secondo te questa scelta della M ti può aver aiutato un pochettino per la vittoria? Allora al Mugello era la gara un po', cioè puntavo di più rispetto a Catalunya, perché vabbè mi ero allenato di più, Catalunya ho fatto una lobby oggi e basta, quindi ero un po' titubante, diciamo. Ok. E però, cioè, la gara stava andando bene. Poi è successo, vabbè, una piccola tamponata. E vabbè, però... Sì, l'abbiamo vista e ci dispiace tanto, infatti... Ah, anche a me, ma più che altro, perché potevo... È vero, grande sfiga. Alla fine è stato un errore, quindi non è che posso neanche dire niente. E vabbè, poi alla fine ho chiuso quarto, mi sembra, quindi neanche male, dai. Il passo no, con la caduta non male, quindi insomma eri primo, caduta, quarto, poi... qui hai vinto, insomma. Ho fatto un buon passo, quello che mi è piaciuto. Invece qui a Catalunya, qualifica un po' male, però vabbè, non avevo molto feeling, diciamo. Gara, poi mi sono ritrovato primo, totalmente un po' a caso. Sì, no, più che altro sono stato sballottato destra e sinistra, quindi non avevo capito tutto bene. Però vabbè. Vabbè, però sei stato bravo comunque a non sbagliare. Esatto, poi non ho capito cosa è successo con il pilota lì della Honda, che ho visto che è caduto, non so se si è toccato con me o che è successo. E allora ho visto che dietro c'era Daniel, secondi, ho detto vabbè dai, cerco di non prendere i cordoli, di sopravvivere. Esatto, bravo. E niente, vabbè, alla fine. Vabbè, hai detto la tua, insomma, dai. Sì, no, vabbè. Ma a Catalunya sapevo che c'è il mio passo, c'è veramente schifo, perché l'avevo provato una volta, non lo so. Allora, però ho visto che partivo forte, magari... Vabbè, a Catalunya ti ha aiutato un po' la sorte, forse della serie, diciamo, era sì, più plausibile, sì, che era più plausibile il Mugello, ecco, che insomma c'era, poi se non era, sì, se non era per la caduta. Era un po' più veloce, sì. Bello, grande Simo. Dai, grazie. Bravo Simo. Bene ragazzi, io dai, siamo divertiti, sono state due belle gare, tanti colpi di scena. Gabri poi comunque è stato, ecco, settimo, un po' di handicap adesso per questa gara, per il campionato, anche se comunque è lì davanti e se non sbaglia è difficile andarlo a prendere, però comunque la speranza è l'ultima a morire. Bravo Simo e bravi tu. No, sono qua, sì, stavo guardando alcuni... Iniziano ad arrivare, fioccano. Sì, adesso c'è under investigation e non finisce qua. Thanks P2. No. Thanks. Vabbè, a me non è che interessa. Esatto, anche perché ormai sei caduto poi. Il nostro sport purtroppo è che... Non è che posso tornare indietro. Esatto, perché puoi tornare indietro nel tempo e vincere. Titanic, thanks for the following. Trust, Tysox ti dice, trust, I love you. I love you too, Tysox. E Simo Nitronic ti dice: Simo Piova, la nostra leggenda, saluti dalla Slovenia. Grande. Bene ragazzi, io direi che ci siamo. Sorry, one thing, for Tysox, for one moment I called you Tyson because you were in fight with Simo Piova, and you were going
Tu, Simo and Tysok, you were going very fast. Unfortunately, Tysok had a crash, but could be a very great fight. So, congratulations also, Tysok. Anche KBS, ragazzi, terzo, quinto. Buono, molto molto buono. Non capisco però perché la bandiera al Giappone, K bestia. Perché in teoria dovrebbe essere giapponese. Che cazzo? Nickname giapponese, che ora è? Po'? Ma se non erro, però mi potrei anche sbagliare, quindi ragazzi. Ora dovrebbe essere le 5 in Giappone. Ma le 5 di mattina, dici? Sì. Porco diga. Che voglia. Cazzo, ha iniziato alle 4. Mamma mia. Mo va a fare direttamente colazione adesso. Andiamo in after, ragazzi. Il più di discoteca è venuto a fare la gara delle U. Il live della disco. Bene. Io direi di arrivare ai ringraziamenti e ai saluti e alla buonanotte. Un ringraziamento speciale a Trust, che ci accompagnerà per altre gare dove ancora non le dico quali sono, perché è stata una piccola sorpresa. Comunque speranze sano in realtà, quindi, comunque sì, sarà con noi per altri appuntamenti, quindi ragazzi state con noi, seguiteci settimana prossima Sachsenring e Assen, quindi avremo anche l'Aprilia Esport Cup con alcuni ragazzi su piattaforma PlayStation che li seguiremo, quindi ci sarà da fare. Ritorna al campionato su Formula 1, la settimana è finita. Buon weekend a tutti, grazie Trust, grazie Inox. Sono impegnati sti ragazzi, sono impegnati. Seguite sti Upro, seguite questi Upro perché è tanta roba. Li facciamo lavorare. Complimenti. Grazie. Ci vediamo alla prossima allora. Alla prossima, good night everyone. Grazie, ciao Gabri. Ciao a tutti, ciao Trust. Ciao.